docenti, diplomati magistrali, i laureati in scienze della formazione primaria che hanno gli stessi diritti, mentre i nostri emendamenti, quelli che andrò a illustrare dopo, andrebbero nella direzione di non creare più queste discriminazioni fra i precari. Grazie. Grazie a lei. A titolo personale, l'onorevole Brescia. Sì, telegrafico, Presidente. Vede, uno dei più grossi problemi di questo Paese è il fatto della memoria corta dei cittadini. C'è la Gelmini che ha distrutto la scuola pubblica, che poi magari fa un emendamento e crede di prendere in giro i cittadini e diventare la paladina dei precari che lei stessa ha creato. Noi nel nostro programma abbiamo l'abolizione della legge Gelmini. Dopo questo provvedimento però lo dovremo aggiornare, perché dovremo aggiungere l'abolizione del DDL e la buona scuola. Grazie. Vi sono altri che intendono intervenire? Non mi pare. Con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo e quello favorevole dei relatori di minoranza, 1.74 Gelmini, la votazione è aperta. Migliore Ciraci. Rabino. Ok. Ciraci ha votato bene. Altri? Onorevole Migliore non riesce a votare. Giancarlo Giordano. Ok. Migliore ha votato. Ci siamo, colleghi? Milanato. Cominardi. Bene, la votazione è chiusa. Presenti e votanti 446, maggioranza 224, favorevoli 169, contrari 277, la Camera respinge. Onorevole Chimienti, siamo all'1.75, prego. Ah, colleghi, scusi, onorevole Chimienti, prima che le do la parola. Avverto che sono esauriti i tempi previsti dal contingentamento per gli interventi a titolo personale. La Presidenza, analogamente a quanto ha fatto in precedenti occasioni, dispone un ampliamento del tempo previsto per gli interventi a titolo personale, che viene quindi aumentato di un terzo. Prego, onorevole Chimienti. Onorevole Chimienti, è un disastro. Ma neanche quell'altro funziona? No, no, non funziona. Grazie Presidente. Allora, io capisco le esigenze di semplificazione del Partito Democratico e di Renzi, al quale interessa solo andare da Vespa a dire di aver eliminato il precariato, ma questa purtroppo non è la verità, perché con la legge che state approvando voi non eliminate il precariato, voi eliminate i